Dallo stadio Bolaer delle Lee di Lens, nella zona nord della Francia, nella provincia di Pas-de-Calais. Buon pomeriggio e buon ascolto da Emanuele Dotto. Grande attesa per questo derby numero 102 fra il Galles e l'Inghilterra, con la formazione gallese che ha vinto la prima partita, con l'Inghilterra che ha pareggiato 1-1 con la Russia e che ha dunque la necessità assoluta di fare punti. C'è un'azione pericolosa con la formazione inglese che sbaglia clamorosamente il gol del vantaggio, con Sterling che a tu per tu con il portiere Hennessy alza il pallone sulla traversa. Era stato messo in movimento da Lallana, ma Raheem Sterling ha fallito il punto del vantaggio. Era un'azione di contropiede, parte il tiro cross di testa e il pallone colpito da Smalling sfiora il palo alla destra di Hennessy, proteso in tuffo. Calcio di punizione una ventina di metri al di fuori dell'area di rigore, posizione molto centrale. Gareth Bale sistema il pallone. Bale che si è visto francamente pochissimo, forse Rooney ha fatto qualcosa di più rispetto alla stella del Real Madrid, che adesso sistema con cura certosina il pallone per questo calcio di punizione dalla grandissima distanza. Hart è preoccupato, sistema una barriera di 5 giocatori, arriva anche Lallana dopo Eric Deer a mettersi in posa. C'è anche un giocatore del Galles che va a fare il numero in barriera, tre inglesi e un gallese. La rincorsa di Gareth Bale, parte la rincorsa di Bale, tiro e gol! Paperissima del portiere Hart che tocca il pallone ma non trattiene, e Gareth Bale al primo tiro in porta mette dentro. Siamo giunti al 42esimo minuto del primo tempo. Gareth Bale, ma papera clamorosa del portiere del Manchester City Joe Hart. Inghilterra 0 Galles 1, marcatore al 42esimo Gareth Bale direttamente sul calcio di punizione, un tiro potente ma non imprendibile, tant'è vero che Hart si va a scusare con i suoi sostenitori per la papera commessa. 42esimo, Inghilterra 0 Galles 1, 1-0 per il Galles che al primo tiro in porta ha colpito e affondato Hart. Papera maldestra, giocata pessima quella del portiere del Manchester City, che ha toccato il pallone, pallone potente ma scagliato intanto da grandissima distanza, almeno 35 metri da posizione centrale. Insomma, ci ha messo del suo Joe Hart e ha consentito a Gareth Bale di realizzare il gol che porta in vantaggio il Galles. Fra l'entusiasmo lo sentirete dei sostenitori della nazionale dei Dragoni, che non credono ai loro occhi perché non hanno giocato una grande partita i ragazzi di Chris Coleman, ma gli inglesi forse hanno fatto peggio, e perlomeno a livello di portiere Hennessy è stato sicuramente superiore al povero Joe Hart, che è andato a scusarsi mani giunte verso i propri sostenitori a dire come l'ho combinata grossa. Sì, l'ha proprio combinata grossa. Robson Kane che spinge però alle spalle Cahill, che finisce a terra, si riprende con un calcio di punizione in favore della formazione inglese. Già battuto da Deer, la palla verso Rooney. Rooney la scaraventa in avanti, Vardy di testa, Sturridge, Vardy che viene anticipato al momento del tiro, recupera Sturridge, mette la palla a terra, il tiro cross, saltano in tutti e poi il pareggio, ma forse in posizione irregolare. Vediamo un po' cosa dice il direttore di gara. Il gol viene convalidato, ma a me pareva onestamente in possibile fuorigioco il giocatore inglese. Dunque andiamo subito da Paolo Casarini, se Filippo Corsini è d'accordo, perché questione di centimetri, ma il gol del pareggio è stato frutto di un'azione, importante ma anche abbastanza casuale. Beh, andrebbe rivisto più volte credo, ma l'arbitro mi è sembrato piuttosto deciso. Allora sentiamo Paolo Casarin. C'è un fatto però molto chiaro, che è stato il giocatore del Galles a metterlo, a dare il passaggio a questo dell'Inghilterra, dobbiamo tenerne conto. Sì. È stato il colpo di testa del gallese che ha servito praticamente Vardy davanti al portiere e dunque lo ha rimesso in gioco. E questo lo ha, perché era clamoroso, non era questione di centimetri ma di almeno due metri. E allora buon per l'Inghilterra, e adesso un'altra partita probabilmente. Dotto. Sì, Vardy dunque ha toccato il pallone, l'ho messo alle spalle del portiere Hennessy, era stato rimesso sì in movimento da un colpo di testa all'indietro di Davis, ma si trovava comunque un paio di metri al di là della linea dei difensori. Poi gli esteti e gli esperti del calcio come Paolo Casarin contribuiranno a fare chiarezza su questo gol casuale che consente all'Inghilterra di pareggiare per 1-1
la rete di Bale al 42esimo, il gol di Vardy all'11esimo. Vardy comunque ha avuto ragione, il tecnico Roy Hodgson lo ha inserito in campo e Vardy lo ha subito premiato segnando all'11esimo la rete del pareggio. Adesso tutta un'altra partita, ma sempre con l'Inghilterra che attacca, scatta sul settore di destra Walker, va sul fondo il cross, Vardy viene anticipato dall'uscita di pugno del portiere Hennessy. Ebbè, un attaccante pericoloso, Jamie Vardy. Il pallone ancora della formazione inglese che ha preso decisamente le redini della partita in mano. Il pallone controllato, la conclusione potente del numero 8 Lallana, deviata in calcio d'angolo per il settimo tiro dalla bandierina. 7-1 il conto dei corner in favore della formazione inglese. Il Galles tutto ripiegato a difesa dell'1-1. Manovra Rose sul settore di sinistra, entra in area di rigore Rose, dribbling ubriacante, pallone, conclusione sbagliata da Sturridge che fallisce il punto del vantaggio. Avanza ancora il numero 5 Cahill, da questi a Walker, fascia laterale destra, lato corto dell'area di rigore, entra in area, l'appoggio per Sturridge, Roney, tentativo di Roney, il tiro, la respinta alla disperata in tuffo di un giocatore gallese che salva il risultato. Recupera il pallone il numero 14, il neo entrato David Evans, il tocco per l'altro giocatore subentrato Williams, ancora Williams, limite dell'area, tiro di Williams, palla pericolosa, calciata di poco alta sulla traversa, pallone manovrato da il capitano Rooney, il servizio per Sturridge, da questi ancora a Danny Rose sul settore di sinistra, scambia ancora con Sturridge, avanza la punta, entrata in campo al posto di Lallana, palla in area di rigore, ancora Ali, Sturridge, il tiro, il gol, gol di Sturridge, incredibile, un rimpallo e trova Sturridge nel piede destro sinistro vincente e al 91esimo minuto l'Inghilterra sorpassa il Galles. Incredibile allo stadio di Lan, ma l'Inghilterra ha premuto per tutta la partita e insomma mi pare che sul piano dell'impegno non ci sia nulla da dire per questa rete siglata al 46esimo minuto e mezzo da Sturridge, il giocatore subentrato nel secondo tempo all'Alana, ha portato in vantaggio la formazione inglese. Come cambiano le cose, Inghilterra 2, Galles 1, manca 1 minuto e 10 secondi al termine della partita, dai e dai, spingi e spingi, alla fine, sia pure con un po' di fortuna, perché l'azione non è stata cristallina, Sturridge si è trovato il pallone sul sinistro e lo ha messo là dove il portiere Hennessy non è potuto arrivare. 1-1, ma Galles, come dire, troppo arrendevole, troppo votato alla difensiva. È vero che la difesa origina le prestazioni migliori di una squadra, ma se nel secondo tempo non superi quasi mai la metà campo e alla fine poi il gol lo puoi anche incassare. E questa l'amara realtà della partita dello stadio di Lan, dove l'Inghilterra è in vantaggio per 2-1 sul Galles. Il gol decisivo lo ha segnato Sturridge con una conclusione al 92esimo. Adesso mancano 30 secondi al termine della partita. Invano l'allenatore dei gallesi Chris Coleman invita i suoi giocatori a portarsi in avanti, operazione che forse andava fatta prima. Gareth Bale, che non ha giocato una buona partita, dobbiamo dirlo, a parte la punizione ha combinato poco. Il Galles si è limitato sempre a difendersi dalla pressione ossessiva degli inglesi, che ora festeggiano perché mancano pochi secondi. Bale di testa, il tiro, sfiora il palo, palla sul fondo, occasione d'oro. Questo dimostra che se il Galles avesse attaccato probabilmente la musica sarebbe stata diversa. Consultazione di cronometro da parte del direttore di gara, il signor Brick della federazione tedesca. Inghilterra in vantaggio per 2-1 sul Galles. Hart perde un po' di secondi, siamo ormai al 93esimo minuto e 30esimo secondo, la partita è virtualmente finita, il Galles la perde per dabbenaggine, si era portato in vantaggio per 1-0 con il gol di Bale. Sentite l'entusiasmo degli inglesi, i cui giocatori si abbracciano sul terreno di gioco, scambiano anche strette di mano con gli avversari. Non è stata una bella partita, ricca di errori, meglio il secondo tempo che non il primo. Nel secondo tempo l'Inghilterra ha sempre attaccato a testa bassa come un toro non particolarmente intelligente, ma che alla fine
dai e dai, spingi e spingi, ha trovato dapprima con Vardy il punto del pareggio all'undecimo del secondo tempo e poi al 92esimo la rete di Sturridge, e ha ragione Roy Hodgson perché ha cambiato la linea degli attaccanti, fuori Sterling che aveva sbagliato un gol facilissimo al sesto minuto del primo tempo, fuori Lallana, fuori Kane, dentro Vardy autore di un gol, Sturridge autore di un altro gol e Rashford, che è stata una bella realtà di questo giovane e arrembante calcio inglese. Finisce qui la partita di Lens, Inghilterra batte Galles 2-1, vanno a complimentarsi con i propri sostenitori, anche i tifosi del Galles, anche i giocatori del Galles, ma direi che i tifosi del Galles sono stati migliori dei loro giocatori. Finale dunque da Lens, Inghilterra batte Galles 2-1, per effetto di questo risultato in classifica, mentre Roy Hodgson con tanto di giacca e cravatta applaude il pubblico, Inghilterra sale a quota 4, la Slovacchia raggiunge a quota 3 il Galles che resta fermo e la Russia a quota 1. Finale dunque dallo stadio di Lens, dove non ci sono stati incidenti, auguriamoci che non ce ne siano, si beva soltanto per la gioia, Inghilterra batte Galles 2-1, la linea Roma.